chi altro che prego si accorga. Il coinvolgimento nell'organizzazione dell'evento Coppa America dei Circoli Velici è stato al centro di un incontro svoltosi oggi nella Sala Cirillo di Palazzo Matteotti e dal quale hanno preso parte il presidente dell'ente Luigi Cesaro, il presidente del Consiglio Provinciale Luigi Rispoli, il consigliere Massimo Costa e i rappresentanti dei sodalizi nautici di tutto il territorio provinciale di Napoli. Io ritengo che questa occasione è un'occasione importante non solo per Napoli ma soprattutto anche per la provincia, soprattutto per le risorse mari, per tutto quello che è il rilancio del turismo, il rilancio della vivibilità, ma soprattutto il rilancio della nostra Napoli. Ho apprezzato lo stimolo a fare sempre meglio, gli spunti di particolare interesse che da questo scambio di idee e proposte sono emersi questa mattina, ha affermato il presidente Cesaro, sottolineando che l'impegno economico della provincia è stato determinante per questo progetto ambizioso. Bisogna puntare sulla risorsa mare con tutte le nostre forze ed il coinvolgimento di tutti i circoli velici presenti sul territorio va proprio in questa direzione. In tal senso mi impegnerò ad essere il portavoce presso la cabina di regia di tutti gli spunti emersi da questo incontro e chiederò ai rappresentanti dei circoli di affiancarci in questa operazione strategica che mira a coinvolgere l'intero movimento velico provinciale per far sì che le ricadute positive della Coppa America coinvolgano tutto il territorio. Presidente Rispoli, lei è stato promotore stamattina di questa riunione con i circoli velici in prospettiva Coppa America per raccogliere dei contributi per l'organizzazione di questo evento a Napoli. Che cosa è emerso? Ma io credo che sia emerso dagli interventi che si sono succeduti, prima di tutto un aspetto che secondo me è fondamentale, riguarda la necessità di evitare che tra le due tappe della Coppa America che sono previste, una nel 2012 e un'altra nel 2013, ci sia uno spazio che non sia riempito da altre attività e dall'organizzazione di altri eventi, sempre nel settore velistico, che in qualche modo possano fare da traino alla manifestazione più importante, che è quella della Coppa America. C'è un altro aspetto, secondo me, fondamentale che è emerso dal dibattito, la necessità di avere degli spazi soprattutto a terra, cioè la necessità di avere dei piazzali a disposizione che in qualche modo possano ospitare le imbarcazioni che poi partecipano a queste manifestazioni. Quindi credo che questi due aspetti, insieme a tanti altri che sono emersi nel dibattito, debbano in qualche modo essere posti all'attenzione soprattutto della cabina di regia che sarà istituita e che sostanzialmente darà gli indirizzi operativi alla società di scopo che Regione, Provincia di Napoli e Comune di Napoli hanno inteso istituire. Consigliere Massimo Costa, colui che in Consiglio ha presentato l'ordine del giorno perché si potesse avvalere di una collaborazione con i circoli velici di Napoli e Provincia. Stamattina sono stati riuniti qui. Quali sono le cose che secondo lei sono emerse da questa riunione? Beh, evidentemente che quell'intuizione di tenere dentro il mondo dello sport di Napoli e provincia, che ha una grande tradizione velica, da parte della provincia è stata, come dire, c'è stata una grande risposta dei circoli. Io credo che questa manifestazione debba essere un'occasione da non perdere anche per il mondo dello sport, che ha grandi tradizioni, grandi competenze e una storia, come dire, che tutti conosciamo. Per cui questa grande partecipazione dei circoli, questa grande disponibilità che hanno dato voler contribuire alla riuscita della manifestazione e parimenti la manifestazione dovrà contribuire allo sviluppo delle attività sportive veliche nella città e nella provincia di Napoli. Questo è l'obiettivo e devo dare atto a tutto il Consiglio Provinciale, perché l'ordine è stato votato all'unanimità, che evidentemente, come dire, questa esigenza è stata sentita da tutte le forze politiche. Silvio Luisi, presidente della Lega Navale di Pozzuoli, incontro stamattina in provincia in prospettiva Coppa America. Quali sono le attese dei circoli velici per questo evento che coinvolgerà Napoli ma non solo? Beh, le attese dei circoli velici sono molteplici, sono sportive, sono sociali e sono soprattutto tra virgolette politiche. La provincia di Napoli e Napoli dal punto di vista della risorsa mare finalizzata all'uso del diporto e dello sport è molto in ritardo. Non servono solo i porticcioli, servono anche attrezzature a terra, servono anche strutture per consentire a imbarcazioni da regata di poter essere custodite, mantenute. Tutto questo al momento non c'è. Quello che c'è risale alle Olimpiadi del 1960. Sono passati più di 50 anni, è giunto il momento che si faccia qualcosa e ben venga la Coppa America se ci aiuta a riannodare i fili tra uno sport come quello della vela e la politica che in questo periodo è stata, in questi 50 anni è stata un po' assente. Ce la faremo? Assolutamente sì.